Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Filo Connesso. Sapete che quando escono le novità di Arduino io sono sempre super felice perché io supporto quel lavoro che fanno i ragazzi di Arduino e quindi quando escono le novità vuol dire che il mio supporto comunque porta dei frutti. E almeno piccola parte del mio supporto porta dei frutti. Parliamo dell'IDE2 che è uscito ieri in versione definitiva dopo quasi 3 anni di sviluppo. E negli ultimi mesi poi hanno cominciato a rilasciare delle release candidate, comunque hanno cominciato a puntare molto sulla pubblicizzazione di questo IDE. Io l'ho provato, ovviamente durante lo sviluppo ha sempre qualche criticità, però sostanzialmente ieri installando l'ultima versione ho detto beh, ci siamo. Allora, intanto partiamo dal punto fondamentale del discorso. Perché Arduino sta passando, sta rinnovando completamente l'IDE, dall'IDE classico in Java all'IDE attuale che è basato su Theia, se non sbaglio, che sostanzialmente dovrebbe essere una roba simile a VS Code. Se potrei dire pure delle cavolate mentre parlo, quindi scusatemi ragazzi, poi correggetemi nei commenti. Allora, perché questo passaggio? L'IDE 1 in Java, chiamiamolo IDE 1, chiamiamolo IDE classico. L'IDE classico in Java è diventato un monolite dal punto di vista di codice ed è complicato da mantenere. Mentre l'IDE nuovo è studiato e strutturato diciamo in modo moderno. Adesso nello specifico non so come è fatto dietro l'IDE 2, è molto più semplice modificarlo, in realtà modificarlo, aggiustarlo, mantenerlo ovviamente, perché ovviamente un software quando lo rilasci comunque deve essere anche mantenuto, no? Fatte nuove versioni, insomma comunque questo passaggio è principalmente dovuto al fatto che i software in Java, soprattutto l'IDE in Java, per gli sviluppatori è scomodo portarlo avanti e soprattutto Java sta avendo dei problemi di compatibilità con vari sistemi operativi e secondo me farà la fine di Flash dal punto di vista della, anche dal punto di vista proprio di linguaggio di programmazione. Potrei dire ovviamente una grossa cavolata, però secondo me sta andando verso il tramonto. Noi parliamo dell'IDE 2 e parliamo di un ambiente di sviluppo che secondo me serviva nel mondo Arduino. Sì che un sacco di gente lavora con VS Code più Plataformio o c'è anche il plugin di Microsoft che ha realizzato appunto per Arduino che installi su VS Code e ti trasforma un pochino VS Code in un IDE di Arduino, però sostanzialmente se vogliamo dirla tutta serviva effettivamente un IDE da parte proprio di Arduino che desse all'utente le maggiori funzionalità moderne di un IDE, comunque di un ambiente di sviluppo, e in questo caso con l'IDE 2 secondo me ci sono riusciti a pieno. Allora, in primis bella grafica, abbiamo anche la dark mode, quindi comunque sia per me che sviluppo e programmo tutto il giorno, avere un ambiente di sviluppo scuro sul nero, scritte bianche sul nero o comunque scritte colorate sul nero per gli occhi mi ringraziano comunque dal punto di vista visivo, perché è più confortevole, la vista è più confortevole, quindi dal punto di vista ergonomico secondo me ci sta tutta avere la dark mode, e poi dal punto di vista estetico bello avere l'IDE di Arduino in dark mode. Ovviamente c'è anche la light mode, se così vogliamo chiamarla, che al primo avvio dell'IDE ci ricorda un po' l'IDE classico, perché abbiamo la barra superiore, anche se con una novità adesso ve la racconto, abbiamo quindi la barra superiore con i pulsanti verifica, carica, eccetera, eccetera. Abbiamo a sinistra poi della finestra la possibilità di accedere velocemente al library manager,
al board manager, al debug, alle funzioni del debugger, che è una delle funzionalità aggiunte su, per quanto riguarda ovviamente le board compatibili, possiamo fare debugging direttamente con l'IDE di Arduino, e abbiamo qualche altra cosa che adesso non ricordo, la possibilità anche di andare ad aprire la cartella degli sketch, sia in locale e sia quelli che sono contenuti nel nostro account di Arduino Cloud. Quindi se noi facciamo l'accesso ovviamente da Arduino IDE, facciamo l'accesso con le nostre credenziali di Arduino Cloud, ragazzi scusatemi, e sostanzialmente abbiamo anche l'accesso agli sketch che abbiamo sul cloud di Arduino. Quindi immagino che questa integrazione ci può a questo punto semplificare anche la programmazione degli sketch quando creiamo delle applicazioni con Arduino IoT Cloud. Invece di utilizzare l'IDE sul web, possiamo utilizzare, ovviamente internet permettendo, l'IDE 2 e programmare direttamente dall'IDE 2 sul desktop. Quindi ottima cosa Arduino, perché l'integrazione con i vari servizi crea un ecosistema e l'ecosistema crea inclusione e l'utente si sente più confortevole. Bella cosa, ottima cosa, ottima cosa. Per quanto riguarda la barra superiore, come dicevo, c'è una novità, si chiama Board Selector, credo, e qui ho detto sicuramente una cavolata, che ci permette di selezionare la board in base a quella collegata. Adesso non c'è più bisogno, anche se esistono ancora i classici menu su strumenti, possiamo selezionare sia la board che la COM, la porta COM, ma Arduino ha creato questo strumento che secondo me è super figo, perché ci permette di andare a selezionare la scheda collegata e selezionare in automatico la COM dove è collegata in realtà la scheda. Quindi senza andare a scegliere la COM, selezioniamo il tipo di scheda dal menu attinente e abbiamo già la scheda collegata e configurata e dobbiamo solo caricare lo sketch. La cosa interessante che rende tutto un po' più professionale è l'IntelliSense, ci suggerisce il codice da scrivere, quindi abbiamo la possibilità di scrivere il codice e mano a mano ci suggerisce il codice attinendo ovviamente alle funzioni che utilizziamo, alle librerie che abbiamo incluso, insomma comunque sia cerca nel nostro progetto e ci suggerisce le cose in base a quello che stiamo scrivendo. Quindi è una cosa interessante, poi tra l'altro a fianco per ogni tipo di suggerimento ha l'icona che ci indica che tipo di elemento è quello che stiamo inserendo. Poi, una volta che abbiamo visto nel menu quello che ci serve a noi, possiamo premere il tasto Tab e lui crea in automatico il codice, che è una cosa, secondo me, utile, soprattutto indispensabile per chi lavora programmando, hai sempre la necessità di velocizzare la stesura del codice, quindi questo ci permette effettivamente di velocizzare la stesura del codice, ma anche io sono, diciamo così, un dimenticatore seriale di codice, e non mi ricordo mai i metodi, non mi ricordo mai le funzioni che scrivo, eccetera, eccetera, avere questo aiuto in più è sicuramente super gradito. Alcune finestre sono state rinnovate. Il monitor seriale, per esempio, è stato posizionato nella zona sottostante dell'IDE, quindi abbiamo la possibilità di avere splittato il codice, il monitor seriale sotto, molto comodo. Così non dobbiamo andare a ricercare il monitor seriale tra 25.000 finestre aperte del nostro desktop, e è una cosa molto ma molto comoda anche dal punto di vista della registrazione dei video. Io parlo per mia esperienza personale, quando faccio le live adesso posso condividervi solo la finestra dell'IDE e in automatico ho anche il monitor seriale appiccicato, molto comodo. Poi se vi serve il monitor seriale più grande potete cliccarci due volte sopra al tab del monitor seriale e si espande sostanzialmente, quindi è un trick per avere il monitor seriale a tutto schermo. Appunto sul monitor seriale, quando io carico gli sketch e premo il pulsante carica, la mia attenzione viene spostata automaticamente all'output del flasher. Secondo me non serve, cioè nel senso, se io ho il monitor seriale, ho le due tab, monitor seriale e flasher aperti, io
vorrei restare sul monitor seriale, o perlomeno mettetemelo nelle impostazioni. Posso scegliere se mantenere questo automatismo o meno, perché secondo me posso avere un codice che all'avvio mi stampa alcuni messaggi, e se non sono rapido a passare dal flasher al monitor seriale posso perdermi questi messaggi. Quindi Arduino, se potete aggiungere questa chicca di poter selezionare o meno questo automatismo, secondo me potrebbe essere un valore aggiunto. Restando comunque sia con il rinnovo delle finestre, delle parti dell'IDE, anche il Library Manager e il Board Manager, quindi le due finestre attinenti all'installazione e alla rimozione delle librerie e l'installazione e alla rimozione delle board, dei core in realtà, in questo caso sono stati inseriti a sinistra. Quindi ci sono dei pulsanti dedicati che clicchi e sostanzialmente ti si apre un pannelletto a sinistra ed è incluso nella finestra. Anche questo molto comodo e molto anche, anzi, vi posso dire che nella lettura della lista delle librerie, nella lettura della lista delle board, è super più veloce dell'IDE classico, perché comunque sia, ripeto, la struttura che è sotto questo software è molto diversa. Quindi quando cercate le librerie, quando cercate le board da installare, è una pistolettata, raga, proprio velocissimo. Quindi molto molto bene anche questo aspetto. Plotter seriale fatto molto bene, anche questo bene, perché comunque sia è un plotter seriale abbastanza rinnovato, pure dal punto di vista grafico. Altra cosa rinnovata sono i flasher per quanto riguarda l'aggiornamento delle board ufficiali Arduino che hanno il chip Nina e l'aggiornamento sempre delle board ufficiali Arduino per quanto riguarda i certificati SSL. Quindi abbiamo due finestre separate, potete accedervi direttamente dal menu strumenti, e bene, anche lì c'è solo qualche difetto per quanto riguarda il discorso del cambio di dark mode e light mode, alcuni elementi si vedono strani, però sostanzialmente funzionano molto bene e vi permettono di aggiornare le vostre board Arduino ufficiali. Tra l'altro, piccolo appunto su questo discorso qua, è il fatto che nell'IDE classico Java c'era sostanzialmente una finestra unica, adesso i due strumenti sono separati. Funziona molto bene, io lo sto testando e se vi posso consigliare magari passate, magari lasciando ovviamente l'IDE, l'IDE classico in Java, perché sostanzialmente è bene abituarsi su questa nuova linea di pensiero, perché secondo me l'IDE classico verrà supportato fino a un certo punto, poi magari verrà abbandonato da Arduino, credo molto molto probabilmente andrà così. E se posso dire la mia, è bene, perché ha offerto in questo modo un IDE diciamo così più completo. Per quanto riguarda il discorso compatibilità, come ho detto pure all'inizio, non so se l'ho detto ma lo ripeto, librerie, schede, potete installare tutto tranquillamente, funziona tutto correttamente. Quindi potete installare anche board di altri brand, e qui c'è un appunto da fare e c'è una mia considerazione sul fatto di quanto impegno ci sia da parte di Arduino a realizzare degli strumenti così completi e così moderni e dare la possibilità di poter programmare con la stessa semplicità, con la stessa base, lo stesso core di Arduino, e quindi utilizzare tutte le funzionalità del framework di Arduino e quindi annessa anche la semplicità. Qui c'è effettivamente di fare un elogio ad Arduino per l'impegno e per la voglia di essere inclusivi comunque sia anche con prodotti che non sono del brand Arduino. Ebbene ragazzi, io non so se ho dimenticato qualcosa, fatemi sapere la vostra, se state utilizzando già la nuova versione dell'IDE, se l'avete installata già da tempo, se non l'avete installata, comunque discutiamone nei commenti, io vi leggo e vi rispondo. Mi raccomando, mettete mi piace se vi piace il video o mettete non mi piace se non vi piace il video. Ci aggiorniamo al prossimo video, penso che ne uscirà un altro sabato. Se non esce sabato, comunque sia, uscirà sabato prossimo. Questo ovviamente l'ho fatto estemporaneo, visto la programmazione che abbiamo prefissato per filo connesso, il sabato, il video, però comunque sia
essendo che è una novità, l'ho voluta tirare fuori subito. Quindi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Filo Connesso. Grazie ragazzi, ciao!